non serve una lunga lista di aggettivi e nemmeno una recensione dettagliata, bastano soltanto due post-it per capire che le Ghost 14 di Brooks sono una delle scarpe dal miglior rapporto qualità-prezzo e per le quali tutti noi potremmo fare pazzie, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 283 grammi, drop 12, 36 mm nel tallone, 24 mm nell'avampiede, una scarpa che è ai piedi di tutti i podisti italiani, soprattutto perché il drop 12 è molto gentile con i tendini e favorisce un atterraggio di tallone davvero eccezionale. Di questa scarpa che ho utilizzato nei mesi scorsi e della quale non ho potuto fare la recensione dettagliata, ho apprezzato parecchio la tomaia, che è molto morbida e confortevole. Paradossalmente, guardando la linguetta, è stata prodotta in Vietnam nell'agosto 2021, ossia solamente un mese prima rispetto alle Glycerin 20, che invece sono state lanciate molti mesi dopo. Il tallone particolarmente bloccato, che è un piccolo salottino, da due versioni è stata adottata l'intersuola DNA Loft su tutta la superficie, mentre prima c'era una doppia densità, cosa che rende questa scarpa sicuramente più confortevole, sicuramente permette una corsa davvero morbida. Ho apprezzato anche i lacci piatti, la lacciatura davvero ben fatta, e in questa versione, che era pensata per l'inverno, anche gli elementi riflettenti. La utilizzerei comunque per tutta la stagione. L'intersuola DNA Loft offre quattro cose fondamentalmente: un'ammortizzazione prevedibile, armoniosa soprattutto per chi dovesse appoggiare di tallone, visto la quantità infinita, dico sempre così, di gomma nella parte posteriore, una stabilità eccezionale nonostante poi la versione GTS, che in realtà si chiama Adrenaline e della quale abbiamo fatto un confronto qualche settimana fa, sia ancora più stabile. Questa scarpa, quarta cosa, offre un'ammortizzazione perfetta nonostante ovviamente non vi spinga molto in avanti, ammortizzazione che è supportata dalla soletta Biomogo, che consente una morbidezza ulteriore. Sappiate però che questa scarpa non vi consente di proiettarvi in avanti e in effetti piace soprattutto a coloro i quali volessero correre tutte le distanze a velocità abbastanza lente. So che è utilizzata pure da chi corre i medi, ma secondo me per questa tipologia di corsa esistono in casa Brooks dei modelli migliori. Per chi volesse utilizzare una e una sola scarpa, direi che questa è sicuramente vincente. Anche nelle giornate di pioggia potreste utilizzarla a un battistrada con una quantità generosa di gomma su tutta la superficie, nella parte anteriore gomma più morbida, nella parte posteriore gomma più dura, che fondamentalmente vi potrebbe portare a correre addirittura 1000 km. Lascio comunque la parola ad Andrea Soffiettini, che ci spiega pregi e difetti di questa scarpa. Sicuramente lui è un fan. Voi nel frattempo stay strong, keep running, e se potete iscrivetevi al canale, sarebbe davvero gustoso. Io, come al solito, vado a bermi un coffee e nei prossimi giorni, come ho già detto, riprenderò a correre. Ciao! Andrea, ho tardato, però alla fine ce l'abbiamo fatta, visto che avevamo recensito le Glycerin 20 e abbiamo poi anche fatto un confronto, poi non so bene quando le varie recensioni usciranno. Oggi, finalmente, dopo averle testate all'infinito, facciamo anche la recensione completa delle Ghost 14. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ma ricordati che per definizione prima te la tiro. Lancio, guarda, la prendo senza guardare. Non so, ma io sto migliorando oppure no? No. Non l'ho presa. Eccola qui. Cosa ne pensi di questa scarpa? Che nera non va bene, sei te che prendi sti coloracci qua. No, no, ma però questa è stata presa per l'inverno, infatti. Allora, c'è da dire che è nera, ma aveva comunque dei bei colori poi all'interno, quindi diciamo che non è quel nero pesante. In generale è una bella scarpa, la scarpa classica, forse l'avevo già detto, alla fine in casa Brooks hanno capito che scarpa che vince non si cambia. Fondamentalmente chi compra un paio di scarpe da corsa o compra le Ghost o compra le Glycerin o compra tutt'altro. Quindi diciamo che Brooks si è fatta ormai la sua fetta di mercato e continua a fare delle scarpe molto simili senza stravolgere troppo, anche se con le nuove Glycerin hanno stravolto un pochino, ma sempre tenendo i loro palet. Secondo te, Andrea, a chi sono adatte queste scarpe? Sono scarpe da corsa lenta, sono la scarpa da lento meno protettiva rispetto alla Glycerin.
è una scarpa per atleti secondo me sotto i 5 km e per atleti diciamo meglio sotto i 75 kg, ma chi pesa sopra i 75 kg la può usare lo stesso, magari per meno chilometri. E per quali ritmi invece la utilizzeresti? Ma ripeto, è una scarpa secondo me che dà più feedback sotto i 5 km, non è una scarpa che riesco a tirar troppo, faccio abbastanza fatica, secondo me il suo range di utilizzo va dai 5-5-15 ai 4 al chilometro massimo. Diciamo che comunque è una scarpa che ti consente di correre abbastanza lungo, cosa ne pensi a livello di distanze? Ma credo che per fare i lunghi maratona secondo me vada benissimo, perché comunque è una scarpa protettiva, è una scarpa filante. Ovvio che se devo correre sotto i 4 al chilometro diventa duro, ma se dovessi correre a 4-15 sarebbe una delle prime scarpe che sceglierei, per dire. Anche a 4.35 come dicevo prima, comunque non impedisce una corsa fluida e quindi va benissimo. Non abbiamo avuto tempo di verificare la maratona di Milano, quanta gente, sicuramente non molti all'inizio ma moltissimi nella parte finale utilizzano queste scarpe. Ti chiedo, a livello di peso del podista amatore, fino a che peso le suggeriresti? Secondo me sono delle scarpe che vanno bene un po' a tutti, per le gare vanno bene anche agli atleti che pesano più di 75 kg, diventerebbe una buona scarpa da gara per chi corre a 5.30, per dire, una maratona che pesa 80 kg, per dire, ce la vedo bene lì, oppure ce la vedo bene come scarpa d'allenamento per uno che corre a 4.20, le 20. Comunque in generale il range di utilizzo va benissimo dai 60 kg agli 80. Come dicevo prima, chi pesa sotto i 75 kg le può usare per farsi tutti i lenti che vuole, lunghi lenti. Per uno che pesa di più, secondo me, vanno bene per le corse fino ai 12-14 km. Invece a livello di tomaia, come l'hai vista? E seconda domanda, calzata, stesso numero, mezzo numero in più. Tomaia come l'ho vista? La tomaia è classica di Brooks, non ha stravolto niente neanche qui, bella imbottita, comoda, linguetta da scarpa da lento, misura direi stessa solita misura, non è così costringente in avampiede, il tallone sta bello fermo, direi buona scarpa. Cioè buona scarpa, tomaia classica, come ho detto spesso di questa scarpa, la scarpa che vince non si cambia. Invece intersuola DNA Loft, anche questa molto classica, che sensazione ti ha dato e secondo te è reattiva? DNA Loft V1 o V2 o V0 questa. La mescola sinceramente non mi fa impazzire, è una buona mescola per fare i lenti, secondo me non c'è troppo ritorno di energia, non è neanche quello che andiamo a cercare sinceramente in una scarpa da lento, quindi fa il suo, quindi ammortizza bene e ti fa correre decentemente. Per una scarpa da lento secondo me va benissimo così. A livello di battistrada invece come l'hai vista? Secondo me questa scarpa ti potrebbe permettere di correre tutto l'anno, cosa ne pensi? La testerai o l'hai testata nelle giornate di pioggia? Ripeto, i vecchi modelli qualcuno si lamentava perché erano sdrucciolevoli sul bagnato, ultimamente secondo me non c'è più quel grosso problema, vanno bene sul brecciolino o pista bianca come la volete chiamare, su asfalto nessun problema, ci rimane da testarla sempre sul ghiacciolino di Bormio. Quello lì mi rimarrà sempre lì nel cuore, perché ho rischiato di farmi davvero male. Non mi ricordo neanche con che scarpa sono caduto, forse, ma dico forse sarei caduto anche con questa. Invece Andrea, a livello di durata, secondo te quanto può durare questa scarpa? E diciamo il podista medio 75 kg, fino a che distanza la potrebbe portare? Io propendo sempre per gli 800 km, ma proprio per il limite massimo. Ho letto in giro di gente che l'ha portata a 1000-1200 km, quindi sicuramente è una scarpa che dura, la tomaia non si buca, ai tempi si bucavano tutte qua le tomaie, questa è resistente, quindi volendo si può tirare, si potrebbe portare davvero all'infinito fino a che non si distrugge, però il limite che diamo noi è sempre un po' per evitare di farsi male. Invece ultima domanda, quali sono secondo te i pregi e difetti di questa scarpa? Ma il pregio più grosso secondo me è che è rimasta la solita Ghost. Alla fine chi è innamorato di Ghost la riprende anche questa qua a scatola chiusa e non si trova male, e che credo che sia un grosso pregio perché è creato
un brand, si può dire, e quindi vai sempre sul sicuro. Forse voi lo sapete, te lo sai, per me il più grosso difetto è che per chi corre di avampiede non è il top, perché è una scarpa per tallonatori e ti devi sforzare per correre in avampiede, quindi diciamo che non è una scarpa per avampiedisti, ma ripeto, in quanto è sempre la solita Ghost, gli avampiedisti non la amano in generale. Dovrei venire a filmare al Giro del Varesotto per fare il calcolo di quanta gente in realtà corre di avampiede, di mesopiede o invece di tallone, considerando che ho le super telecamere a 120 frame per second, fondamentalmente ne ho più, anche più di una, dovrei farlo. Questo in gergo di YouTube o giovanile si dice flexare, comunque. Guarda, puoi fare quello che vuoi, sicuramente non ti darò una mano a riguardare frame per frame tutte le persone del Giro del Varesotto. Ti darò una telecamera, la dovrai utilizzare correndo, no? Senti, facciamo così, se va come penso io, potrei farlo all'ultima tappa. E io all'ultima tappa correrò. Me lo auguro perché so che ne hai bisogno, quindi sì. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running. Domani metteremo il confronto tra Glycerin 20 e le Ghost 14. Grazie, ci vediamo alla prossima. Quindi lo fai uscire uno dietro l'altro, domani, dopodomani, non lo sappiamo. Il bello è che il domani potrebbe essere tra due settimane, perché non sapete quando abbiamo registrato il video. È bellissima sta cosa. Alla fine però stiamo facendo tutti i video, praticamente tutti i giorni, video comunque di altissima qualità, forse anche perché non corro, quindi ho più tempo a disposizione. Spero che questa cosa piaccia agli iscritti al canale. Ma io credo che... sì, il lavoro che stai facendo top, ma credo che lo stiano già apprezzando un po' tutti, i complimenti ci sono. Rinvito, anche se poi rispondo poco ai messaggi, fateci sapere cosa pensate delle Ghost e cosa vi aspettate dal nuovo modello che poi uscirà tra poco fondamentalmente. Già la Glycerin nuova è uscita e sono curioso. Ciao! Ciao!